Siamo qui a rendere omaggio al tenore Renzo Casellato. Il destino a volte crea delle cose curiose, perché lo stiamo celebrando in questo auditorium che è stato dedicato al maestro Ferrante Mecenati. Non tutti sanno che Mecenati è stato un estimatore di Renzo in maniera proprio precisa, massiccia, insomma, e che in giovane età l'ha sorretto con molti giudizi e consigli molto utili. Renzo Casellato è stato peraltro molto riconoscente al Mecenati, tanto è vero che l'ha voluto testimone di nozze e tanto è vero che ha chiamato qui presente figlio primogenito Ferrante. Quindi questo auditorio è un po' anche tuo, ecco. Quindi Casellato ha cominciato la sua carriera artistica qui ad Adria, al liceo musicale Antonio Buzzolla. Nel 1955 ha vinto un concorso di canto regionale delle Tre Venezie. In giuria c'era la Toti del Monte. Fatto questo piccolo percorso, il Mecenati lo ha consigliato di entrare in Conservatorio Benedetto Marcello, dove c'era un soprano di chiara fama e insegnante mitica, la signora Maria Carbone, e quindi Casellato è andato lì e si è presentato per l'audizione di prassi, insomma, si è presentato con l'Otello di Giuseppe Verdi, tutto baldanzoso, pieno di forza e di vigoria. La signora Carbone è molto impassibile, quando era impassibile sembrava una statua, non muoveva nulla, l'ha ascoltato con molta attenzione e al termine ha detto: se vuoi entrare nella mia classe, domani porta il barbiere di Siviglia. E così praticamente lo ha indirizzato verso un tipo di voce che era quella meravigliosa per lui, cioè la più adatta. Non è come adesso, per cui uno prende uno che ha una voce e fa cantare da basso, da tenore, così come gli passa. La Carbone sapeva individuare il timbro, le caratteristiche della voce con precisione. E quindi il Casellato è entrato in questo conservatorio, dove poi siamo entrati nell'ordine anche noi tre. Prima è entrata Maria, poi sono entrato io e poi è venuta Rosetta. E quindi a questo momento volevo chiedere un po' alla Maria che ci ricordasse un attimino la Carbone, Casellato e gli inizi in conservatorio. Sì, allora un ricordo di Renzo, era una persona meravigliosa, ma non perché adesso non c'è più, era proprio così, con questo sorriso meraviglioso, sereno. Non ho mai sentito criticare un collega, una buonissima persona. E poi aveva questa voce meravigliosa. Io mi ricordo che quando sono entrata al Benedetto Marcello per iniziare, Renzo, che aveva qualche anno più di me, era già pronto per debuttare. E mi ricordo l'impressione che mi fece questa voce, perché stava cantando l'aria dei pescatori di perle. Era un paradiso. Avevamo la fortuna di avere una insegnante bravissima, la signora Maria Carbone, mitica ormai, che per i suoi allievi stravedeva e quindi lo accudiva in modo particolare, insomma, perché era veramente una perla rara. E devo dire che nei suoi ruoli era inarrivabile Renzo. E poi era una persona semplice, ma quando saliva sul palcoscenico era un interprete eccezionale. Quindi gli vogliamo tutti bene. E ciao Renzo. Grazie Maria per il tuo bel ricordo. Io faccio un po' fatica perché ricordare Renzo mi commuove. Comunque l'ho conosciuto che era, io ero bambina, avevo 9 anni, frequentavo a casa mia e lì si è trovato con mia sorella, si sono fidanzati, si sono sposati. E quindi è diventato parente, poi collega, perché per un merito suo sono arrivata a Venezia dalla famosa signora Carbone, mi ha fatto fare l'audizione, sono entrata in conservatorio
di lì poi, oltre alle parole belle che confermo di Maria, è stato anche un collega eccezionale, perché abbiamo fatto tante cose insieme. Gli volevo molto bene, perché non era un cognato, un collega, ma era un fratello. E abbiamo fatto una vita insieme, tanti anni, da 9 anni fino a che è mancato, siamo stati insieme, siamo stati felici di essere parenti, e lui scherzava, non so se lo dicesse sul serio, e diceva che il caro cognato, lui... Va detto che io ho sposato lei a un certo punto, sì, se no non si capisce. Esatto, che lui non mi ha sposato perché mi voleva bene o era innamorato di me, ma perché voleva essere cognato suo, voleva essere parente suo. Sì, ogni tanto... E difatti questa sera ho la cravatta che mi ha regalato lui e i polsini anche, voglio dire. Ecco, quindi Renzo... Il nostro papà era generoso. Era una persona generosa, veramente, adesso a parte gli scherzi. E così, purtroppo, è mancato e siamo qua a ricordarlo comunque in maniera piacevole e affettuosa. Bene. In conclusione, tanto per dare un senso a quello che faremo questa sera, perché inquadreremo Casellato nella storia del bel canto italiano in qualche modo, perché oggi cantano un po' tutti, insomma, voglio dire, cerchiamo di difendere il professionismo. Ecco, e allora la nostra insegnante, innanzitutto la signora Carbone, aveva le caratteristiche che dovrebbe avere un insegnante di canto: cultura generale di buon livello, che però non ottenebrava l'istinto, la fantasia dell'artista, come Litosi nelle sue opinioni raccomanda. Poi aveva una preparazione musicale di grande validità, era diplomata in pianoforte al Conservatorio di Napoli sotto la guida di Rossomandi. Chi studia il pianoforte sa che Rossomandi è quello che ha scritto tutti quei libri di esercizi, eccetera. Poi aveva studiato 4 anni all'Università di Napoli medicina, per cui conosceva perfettamente l'apparato vocale, l'anatomia e la fisiologia dell'apparato vocale. Poi aveva studiato canto con Agostino Roche, uno dei più grandi insegnanti dell'epoca, maestro di Maria Caniglia e di Ebe Stignani. Anche Ebe Stignani era diplomato in pianoforte con il Rossomandi. Poi ha avuto una carriera splendida, era amata da tutti i compositori della sua epoca, ha fatto un sacco di prime mondiali, la Maria Egiziaca di Respighi. E questa era in particolare molto amata da Pietro Mascagni. Lei ha cantato tutte le opere di Mascagni, Mascagni la voleva spesso quando dirigeva lui, era molto affezionata a questa Carbone. Voi mi dite, stiamo parlando di un periodo in cui c'era il verismo che dominava, insomma, Pietro Mascagni è un compositore verista come me. Però la signora Carbone ha cantato tutto questo repertorio verista con la tecnica del bel canto all'italiana, tecnica che ha insegnato a Renzo e anche a noi. E quindi Renzo Casellato viene da questa tecnica del bel canto, con la quale si possono affrontare agevolmente tutti i repertori, anche i più, diremo, muscolari, insomma, senza cadere nel trabocchetto del becerismo. Si identifica il bel canto col barocco e con la poetica della meraviglia. Nel barocco non esisteva né tenore né esisteva neanche il baritono, esisteva una forma che era un baritenore, un tenore grave, al quale venivano affidate le parti comiche, soprattutto cantava travestito da donna, insomma, oppure faceva il ruolo dell'antagonista. Verso la fine del Settecento si comincia a dividere il baritenore in tenore, nelle varie eccezioni, e baritono. Gli ultimi autori del Settecento cominciano a interessarsi di questa voce, in modo particolare Giovanni Paisiello in Nina pazza per amore, ma soprattutto anche nel Barbiere di Siviglia. Adesso vi faremo ascoltare un'aria tratta dal Barbiere di Siviglia, Saper bramate cara il mio nome, in una edizione molto prestigiosa fatta dalla RAI di Napoli in collaborazione con la Fiera d'Oltremare e l'Autunno Musicale Napoletano. Il cast era di grande livello, c'era Rosetta, c'era Renato Cesari, Augusto Ferrin, Franco Calabrese, Monreale e Fissore. La regia era di Ugo Gregoretti, noto mezzo busto della televisione italiana per anni,
e Zdeněk Makal. Quindi possiamo sentire il primo pezzo. Spiegarvi un attimino, se permettete, cos'era il bel canto all'italiana. C'è una definizione di Hermann Finck, è un musicologo del Cinquecento, che definisce ars suaviter et eleganter cantandi, dove eleganter significa la capacità che avevano quei cantanti di variare la linea melodica che eseguivano. Suaviter era la capacità di emettere il fiato senza nessuno sforzo fisico. Tanto è vero che il bel canto all'italiana viene chiamato anche canto sul fiato, e forse per questo Francesco Flora, critico del letterario del Novecento, dice che le romanze vennero chiamate arie. Nella musica polifonica, la musica polifonica si legge da sinistra a destra, sono una serie di linee melodiche che da sinistra vanno verso destra, si avvicinano, si allontanano, si intrecciano tra di loro, seguendo le regole del contrappunto. Il testo poetico è uguale per tutte, però questi intrecci lo rendono incomprensibile.
per tutto il Cinquecento hanno tentato di arrivare a una espressione che musicale che rendesse il testo udibile. Tanto è vero che il Concilio di Trento fu chiamato in Palestrina e altri musicisti perché cercassero di dar vita a questo nuovo modo di comporre. Si arriva così alla fine del Cinquecento, a farla molto breve, sinteticamente, dove nasce il melodramma. Nasce la musica monodica, non si legge più in orizzontale, ma si legge in verticale, non c'è più il contrappunto, c'è l'armonia. Nasce nella Camerata Fiorentina il melodramma. La Camerata Fiorentina è divisa in due momenti, questo non lo ricorda mai nessuno, il primo con Bardi, un signore conte Bardi, che tra l'altro è il primo che ha scritto le regole del gioco del calcio, tanto per dire. Ecco, questo Bardi ovviamente aveva riunito nella sua casa, nel suo palazzo, intellettuali di tutti i tipi, non so, registi, cantanti, letterati, c'era il papà di Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, per dar vita a uno spettacolo che sulle tracce di quanto era già accaduto nella Grecia desse pari dignità alla parola, alla voce e al gesto, e questo è il melodramma. Il personaggio più di spicco in questo periodo è il Caccini, che parla di sprezzatura, c'è un canto fatto di piani, di accelerandi, di infiorettature, tipo quello che era il canto dei polifonisti. Nella seconda parte il posto di Bardi viene preso da Corsi e il personaggio di spicco è Jacopo Peri, che invece dice la melodia nasce dalla parola. Sono due diversi modi di vedere che si protrarranno per tutta la storia del melodramma. Quindi voglio dire, il Peri è arrivato a questo anche perché i melodrammi si facevano nelle case patrizie, quindi i cantanti erano mescolati col pubblico, se uno faceva un gesto ampio rischiava di dare un ceffone a uno spettatore e quindi praticamente non era possibile. Ma poi anche allora il melodramma costava nell'allestimento molti soldi, avevano bisogno di sponsor, i compositori del melodramma si sono trasferiti a Roma dalla famiglia Barberini, che aveva costruito un teatro capace di 3.000 posti privato. Ecco che quindi il cantante viene messo lontano dal pubblico in un contesto scenico fatto di fasti, di meraviglie, macchine teatrali, eccetera. Quindi questo qua dice: non posso fare un canto spianato, semplice. E quindi anche il cantante si sente in dovere di cantare alla grande, un canto spiegato, infiorettature, trilli, ne facevano di tutti i modi. E si entra nel barocco, come l'uomo si pone al centro dell'universo, si arriva al barocco con le scoperte di Keplero, di Newton, di Galileo Galilei, c'è Cartesio. I veneziani avevano dimostrato che l'ingegno è capace di qualsiasi cosa, avevano fatto vincere la Lega Santa a Lepanto con 6 galeazze, 2 a sinistra, 2 a centro, 2 a destra, le galeazze erano galee con i bordi molto alti, quindi l'arrembaggio non era possibile, avevano messo l'artiglieria anche di lato, non solo a prua e a poppa, per cui erano delle macchine da guerra tremenda, quindi con l'ingegno i veneziani hanno sbaragliato i musulmani, quindi Newton, Galileo, questa cosa qua. I veneziani si arriva in questo secolo dove l'uomo si sente capace di tutto, delle più grandi meraviglie, questo anche nell'arte. Non basta sapere dipingere, ma si può fare di più. Pensate a Caravaggio, al colore di Caravaggio, e anche chi scrive musica pensa al colore, al fascino anche del suono, e si arriva ad usare appunto i castrati. I castrati hanno una formazione fisica diversa, uno sviluppo enorme della gabbia toracica e quindi una capacità di fiato lunghissima, c'è anche una certa modifica della laringe, le note cosiddette di petto, la tessitura viene molto più ampia del normale, quindi erano cantanti che venivano apprezzati. Vengono apprezzati soprattutto a Venezia nel 36-37, quando la famiglia Tron fonda il primo teatro privato, il Teatro Nuovo di San Cassiano. Ecco, e quindi questo Teatro di San Cassiano viene aperto al pubblico pagante. Grande successo, immediatamente si aprono altri 7 teatri a Venezia, diventeranno poi nel tempo 17, tutti operanti in città. Quindi una grande sfida tra teatro e teatro, e quindi questi castrati che facevano queste cose, io non posso, io faccio il trillo più bello del tuo, e così. Come dicevo prima, si arriva verso la fine del Settecento, dopo che Benedetto Marcello, Galluppi, Goldoni, Calzabigi, Gluck hanno fatto delle guerre contro questo modo di infiorare tutto quanto. Si va a teatro anche per sentire una trama, non solo per sentire il cantante. Piano piano si va verso un teatro realista, verso il teatro romantico in sostanza. Mentre qui c'è tutta questa bagarre, si fa così, si fa così, c'è un signore tedesco, che è Mozart, che non è austriaco, è tedesco perché Salisburgo all'epoca quando è nato era tedesco, era in Germania. Quindi questo autore, Mozart,
aveva il papà, che era un ottimo musicista, ha scritto un trattato di violino, che non è propriamente solo un trattato didattico, ma è anche un trattato di estetica, in cui dice che non sono necessari i fronzoli, eccetera, 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 ma bisogna trovare la musicalità nel fraseggio, bisogna fare le cose semplici e bisogna rendere efficace appunto la frase musicale, cosa che Mozart fa. E lo sentiamo adesso, perché ascoltiamo la seconda aria di Enzo Casellato, che è tratta dal Don Giovanni. Enzo Casellato che arriva a Venezia in conservatorio, lui studia con la signora Carbone e allora a Venezia stava vivendo un momento musicale straordinario, perché c'erano due personaggi in modo particolare, il direttore del conservatorio Renato Fasano e il direttore della Fenice
maestro Mario Labroca, che erano due organizzatori straordinari. Labroca aveva fatto Festa di Musica Contemporanea della Biennale e la Fenice di Venezia, e quindi era un momento veramente felice. E questo Renato Fasano aveva fondato un'orchestra di solisti, la Camera, solisti molto bravi, che aveva chiamato i Virtuosi di Roma. I Virtuosi di Roma, per poter provare con loro facilmente, aveva dato ad ognuno di loro una cattedra in conservatorio. Per cui i Virtuosi di Roma si chiamavano di Roma, ma avevano sede soprattutto a Venezia. Così facevano anche opera, e quando facevano l'opera ricorrevano ai cantanti più famosi dell'epoca. Per un certo motivo, non si sa quale, venne a mancare un tenore, e quindi il maestro Fasano ricorse immediatamente questo suo allievo, che aveva sentito essere molto bravo, che si chiamava Renzo Casellato, e dopo un anno di conservatorio, esattamente nel 1959, gli ha dato spazio nei Virtuosi di Roma, per cui da Venezia, dopo un anno che studiava, si è trovato a Londra in una palestra internazionale, e dato che era a Londra ha approfittato anche, aveva fatto un'audizione, col permesso del maestro Fasano ha registrato anche quella famosa Lucia di Lammermoor, Callas di Stefano e Serafin, che è una delle incisioni più note nel mondo, e lui ha partecipato anche a questa. Le Vacanze Musicali era un'altra organizzazione che aveva fondato Renato Fasano, che prevedeva che tutti i più grandi insegnanti aspettassero a Venezia gli allievi selezionati da tutto il mondo per studiare con loro, per fare concerti, eccetera. C'era anche un'orchestra fatta dagli allievi e si cantava ovunque. Nel 1960, nel cortile di Capisani, che era il conservatorio, il Casellato ha fatto Giannina e Bernardone, diretto dal maestro Rosada, e la prima donna in quell'occasione era la Maria Chiara. Ecco, successivamente, poi io e la Maria Chiara, ecco, successivamente io e te, dopo due anni, abbiamo fatto Il Telefono, ti ricordi? Sempre a Capisani nel 1962, e subito dopo io e la signora Pizzo, dopo due anni, abbiamo cantato in tutti i teatri veneziani, nei Pesaro, Cadoro, ovunque, sempre nelle vacanze musicali. No, volevo tu ricordarci le vacanze musicali quando sì, hai cantato. Sì, ho capito, è un ricordo lontanissimo. Lo so, abbiamo... anche se siamo ancora dei bambini, ma insomma in sostanza... Più 60 anni fa. Maria? No, eravamo talmente giovani, neanche mi rendevo conto dell'opportunità importante che... Mi pare che facessi il secondo anno di conservatorio, eppure mi assegnarono il papà, che c'era Renzo che faceva il primo tenore e abbiamo avuto un grandissimo successo, ma più che altro ricordo l'atmosfera, che posso dire, sembrava la festa, sembrava una sala, invece era un impegno importante nell'ambito delle vacanze musicali, che era una manifestazione conosciuta in tutto il mondo. E quindi sì, ho questo ricordo. Quando abbiamo fatto Il Telefono io e te, nella prima fila c'erano Petrassi, Ghedini, Bianchi, Roman Vlan, Igor Stravinsky, tutti quanti i più grandi compositori. Per fortuna lo so solo adesso. Erano tutti. Per dire cos'era Venezia in quel momento lì, mi dicevano che c'erano tutti questi. Menotti, c'era anche Menotti. C'era la Marisa Salimbeni, nostra amica che cantava anche lei nella nostra classe, mi ricordava che un giorno apre la porta del conservatorio per andare nella sua aula, va un signore, era Salvatore Dalì, per dirmi se baffi, no. E quindi era un momento fantastico. Sì, un momento fantastico. E poi la Rosetta si ricorderà di tutti quanti gli amici che abbiamo conosciuto. Mi ricordo in particolare di un grandissimo personaggio, il maestro Franco Ferrara, che era un direttore d'orchestra eccezionale, che però non ha fatto una grande carriera proprio in teatro per una malattia. Lui soffriva di epilessia. E lì, in quell'anno, che ho partecipato io, c'erano Lopez Cobos, un altro direttore d'orchestra, e Muti, e tante altre personalità. Era veramente, le vacanze musicali erano un'atmosfera, come diceva Maria, magica, perché Venezia è magica. Quindi
stupendo ricordo. Ma fate la breve poi. Nascevano gli amori, dice Maria, sì, esatto. Soprattutto. Era la base. Voglio dire, a un certo punto il nostro pianista nella classe di canto nostra, poi era Riccardo Muti, per dire il livello della classe della Carbone, di quello che si faceva, giovani appena così. Facevo il primo anno quando ho cantato con te il telefono, mi hanno buttato lì la Carbone, ti ricordi? Una cosa, esperienze meravigliose. Andiamo avanti dicendo che c'era anche un rapporto molto stretto tra la Fenice e il conservatorio, tanto è vero che alla fine dell'anno scolastico si faceva nella basilica di Santo Stefano un concerto meraviglioso con l'orchestra e coro della Fenice, con l'orchestra e coro del conservatorio, diretta dal maestro Bracis, che era il direttore stabile della Fenice, maestro di direzione dell'orchestra del conservatorio, e con il Sante Zannon, maestro del coro della Fenice, insegnante di canto corale del conservatorio, noi solisti, infatti abbiamo fatto la Rosé e la Maria, lo Stabat Mater di Cadara, il Magnificat di Durante, il primo violino era Pino Donaggio, non so se l'avete mai sentito nominare, con le sue canzoni, musica da film, eccetera, e nel coro c'era anche Patti Pravo, che sarà Nicoletta Strambelli, insomma, quindi voglio dire, ecco, va bene, tanto per citare. La Fenice aveva fondato questo centro di avviamento. Questo centro di avviamento era stato affidato a Giuseppe Pugliese. Anche lì facevano concorsi, prendevano i migliori cantanti che c'erano sulla piazza. E, voglio dire, io qua li cito tutti, c'era Marisa Salimbeni, la Ravaglia, la Michieli, De Notari Stefani, Maudi Nunziata, la Vaida, la Laghezza, Nosotti, Marangoni, che è polesano, Brunetti, Carroli, Durante, che vive a Adrie, Basiola, Trimarchi, Guggia. Poi i tenori hanno Zambon, Bottion e l'amico Angelo Mori, che era particolarmente amico nostro di Renzo Casellato. Gli mancava un tenore lirico, stranamente, e quindi hanno pensato a questo ragazzo che stava facendosi largo, sì, con i virtuosi di Roma, col conservatorio, eccetera, e hanno chiamato Renzo Casellato a far parte anche di questo centro. E Renzo Casellato si è trovato immediatamente nella stagione della Fenice di Venezia, perché questo centro faceva una o due opere per ogni stagione, e facevano anche una collaborazione col Teatro di Corte e con la RAI di Napoli. Quindi Renzo Casellato, tutto sommato, è stato fortunatissimo, perché appena così imberbe si è trovato in una palestra internazionale. Nel 1963 Casellato debutta alla Scala nel ruolo di Fenton nel Falstaff, e con la Scala va in tournée al Bolshoi di Mosca, cantando l'opera Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Il direttore d'orchestra era il maestro Sonzogno. A proposito del Barbiere di Siviglia di Rossini, Renzo Casellato ne ha fatti 300 recite, mi pare, no? E in più ha fatto allo Staatsopera di Vienna la prima edizione del Barbiere di Siviglia in italiano. Tornando a questo Bolshoi di Mosca, è andato lì a fare questo Barbiere di Siviglia, abbiamo trovato una registrazione rarissima e quindi la facciamo sentire. Thank you.
sentito, a differenza del Paesiello, questa è la stessa aria, la stessa romanza, la stessa serenata, questa è molto più variegata, l'ha scritta Rossini. Rossini è l'ultimo grande autore che si occupa di bel canto, e Bellini, Donizetti, poi Verdi, eccetera, si occuperanno del canto espressivo, del canto romantico. E quindi con Rossini, come abbiamo sentito, adopera ancora queste, questi florilegi, queste ornamentazioni, ma le opere scritte da lui devono essere espressive, anche lui sente un po' l'esigenza di esprimere qualche cosa, di superare il vocalizzo a fine a se stesso. Rossini voleva, puntava molto alla messa di voce, cioè una voce, la frase deve essere presa sul fiato leggermente e rilasciata morbidamente. Il fraseggio simmetrico, cioè il periodo musicale è fatto da diverse frasi musicali con delle pause dove il cantante può respirare con comodità, pensare a Selva opaca, al tuo stellato soglio, queste cose qua, questa è la fase respiro, fase respiro. C'è il portamento ascendente, quindi porta da un piano al forte salendo, e il portamento discendente, quindi da un po' forte si va al piano. Ci sono le ornamentazioni, come dicevo, che devono essere espressive. Ecco, però perché Rossini comincia, può essere l'ultimo autore che si occupa di questo bel canto? Perché i castrati finiscono, non ci sono più. L'ultimo era Velluti, che tra l'altro abitava vicino a casa nostra a Milano e aveva una villa anche tra Dolo e Mira, era marchigiano. Rossini, per ovviare alla mancanza di castrati, ricorre al contralto travestito da uomo, si chiamava contralto musico, e per i tenori adoperava i tenori che aveva a disposizione allora. In questo caso, con il Lorea Siviglia, l'ha scritto per il Garcia, il papà della Maria Malibra, che era un tenore lirico come Casellato, e quindi abbiamo questo risultato. Ma altrimenti adoperava anche il tuo tenore contraltino. Il tenore contraltino è un tenore che ha le corde vocali molto lunghe come un basso, ma sono di spessore molto sottile, quindi hanno una vocalità diversa. I tenori contraltini dell'epoca di Rossini erano David, Rubini, il primo di Pré, eccetera. Quindi quando si trova ad avere a disposizione questo tipo di tenori, lui scrive cose molto, molto più ardite nell'acuto, come negli Italiani in Angeli, nei Tancredi, in queste opere qua. Bene, allora, Casellato ha cantato in tutti i teatri del mondo, l'abbiamo lasciato qui alla Scala di Milano, per quanto riguarda l'Italia, ha cantato in tutti gli enti autonomi, Genova, Torino, Milano, La Scala, l'Arena di Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari e Palermo. Tutti questi enti autonomi italiani, lui ha cantato ripetutamente in questi teatri. Ha cantato anche nei teatri di tradizioni più prestigiosi, nel Reggio di Parma, Piacenza, Mantova, Rovigo, Treviso, Bari, Catania, ecco questi qua. Ha cantato ovunque. Ha cantato anche in teatri ancora più piccoli, in collaborazione con gli enti autonomi. Questo l'ha fatto con me, perché avevo fondato un gruppo che si chiamava Musico Teatro, che andava alla Fenice di Venezia e gli diceva: cara Fenice, cosa fai qua? Quanto prendi all'anno dallo Stato questi miliardi e quanta gente servi? 800 persone a sera, perché non portiamo l'opera in giro per il Veneto? E così per alcuni anni l'abbiamo portata in tutto il Veneto, in tutto il Piemonte, in tutta la Sardegna, in tutta l'Emilia Romagna. E in due occasioni Casellato è stato nella nostra compagnia, era un gruppo fatto da tanti cantanti lirici, tutti quanti diventati poi famosi. Avevamo preso anche dei cantanti di prestigio come Rolando Panerai, questa gente qua. E con Casellato abbiamo fatto tutto un giro in tutto il Piemonte e un altro in tutta la Sardegna, con episodi esilaranti, eccetera, ma siamo stati in tutti i paesi, in tutte le città che non avevano un servizio musicale di livello, in collaborazione con due enti autonomi, il Reggio di Torino e la Fenice di Venezia. Ecco, questa è anche una cosa molto bella. Per quanto riguarda l'estero, poi ha cantato in tutte le città grandi del mondo. Se voi dite una città, lì Casellato ha cantato: Parigi, Bonn, Bruxelles, Berlino, Lisbona, Madrid, dove volete, ditene una e non sbagliate. Insomma, lui c'è stato dappertutto. In modo particolare ha cantato al Colón di Buenos Aires, dove è stato un dio in senso assoluto. Insomma, mi diceva Ferrante che ultimamente hanno scritto un libro dedicato, un libro dedicato alle grandi voci del Colón, e un bel capitolo è dedicato proprio a Renzo. Bene, torniamo alla nostra storia. Abbiamo visto Bellini e si entra nel canto romantico,
si punta alla verità drammatica, alla libera espressione del sentimento. La melodia nasce dal testo, cioè Bellini diceva: io prendo il testo poetico, lo recito più volte fin tanto che a un certo punto mi esce la melodia, quindi faceva quello che faceva Peri nella Camerata dei Bardi in una maniera più ampia, più bella, più espressiva, insomma, ecco. Quindi anche Bellini è arrivato a questa forma di teatro romantico nel tempo, perché i primi cantanti che si trovava il Bellini a disposizione erano viziati dal virtuosismo, quindi doveva accontentarli, quindi è arrivato gradatamente assieme alla norma, ha raggiunto il suo risultato più eccezionale. Ecco, quindi adesso ascoltiamo dai Capuleti e Montecchi, Se Romeo t'uccise un figlio. L'opera è andata in scena al Teatro La Fenice di Venezia nel 1830. La parte di Romeo, che nel 1900 veniva affidata quasi sempre ad un tenore lirico, in realtà è stata scritta per un mezzo soprano en travestì, nel caso specifico la Giuditta Grisi. Ricade il sangue, sì, alla patria.
chiudo il microfono all'amico Manzato, perché torniamo a Adria adesso un pochettino. Ha ricordato il maestro signor, che mi fa molto piacere, l'elenco di tutti quanti i partecipanti alla, sì, così, all'alleviamento lirico, cioè l'alleviamento lirico della Venezia, perché c'era Saverio Durante, che è stato il mio professore di canto, per cui questo mi fa piacere, insomma, che tu l'abbia ricordato, è stata una bella cosa. C'era. C'era. E poi c'era anche l'altro che era, avevi detto... Marangoni? No, Marangoni, il baritono... Rimarchi? No, che era il... C'era Carroli, che avevo detto. Che Silvano Carroli, grande, sì. Silvano Carroli, con una tosca che ho sentito qua con il cabalinasso di Carroli. Io devo ricordare Renzo, che l'ho sentito nella Lucia di Lammermoor, qui ad Adria, con la Maria De Via, con... faceva invece Lord Ashton, Rolando Panerai, una grande, bellissima recita che ho sentito, e questo... Adesso io vedo chi è passato nel Teatro Comunale di Adria, dico mamma mia, io dico mamma mia, proprio per dire che voi non sapete, dico voi perché io non sono... Noi proprio... ci siamo passati con la Fenice di Venezia, sì, portato da me. Ecco, vedi. No, ma adesso non è più possibile, non riusciamo, e questo è difficile, non riesco a capire come non ce la facciamo, è un peccato, perché quella grande tradizione che ha avuto il Comunale di Adria, sarebbe bello riproporre una bellissima stagione lirica con grande livello come era una volta. Detto questo, sì, io non voglio dare oltre perché non è il caso. A nome dell'amministrazione adesso consegniamo un piccolo presente, così, a tutti i nostri ospiti. Sono venuti qui, chiamo, questa volta chiamo una valletta che mi ha fatto l'ho presa in prestito. Visto il basso non becca mai niente. Non è vero. Non è vero. Sto scherzando, perché nei camerini in genere il soprano, c'è il tenore, il baritono, eccetera, poi i gabinetti e poi il basso. Andate in qualsiasi teatro. Allora l'amministrazione comunale ha preparato questo, non è un attario, ma è un calendettino, diciamo, se ricordo, dove abbiamo messo il sigillo storico della città di Adria, che è del 1300, insomma, quindi... Meraviglia. Ecco, con Salotto del Ricordo con Enzo Gazzellato, 26/3/2023, Auditorio dei Cenati, l'amministrazione comunale. Ecco, quindi... Okay. Oh, ringrazio molto, molto bello. Tanto grazie di essere venuti tutti quanti per ricordare il papà. No, è difficile parlare perché ovviamente chi ci conosce sa che eravamo molto attaccati tutti quanti, perché ossia con la mamma stavamo. Mi farebbe piacere ribadire una cosa che ha detto la signora prima, quando ha detto che il papà non era mai in stato invidioso di nessuno, ed è vero, perché qualche volta quando si ascoltavano anche gli altri io dicevo ma tu lo fai meglio, e lui mi rispondeva ma è difficile questa cosa, sai, da fare, e quindi non mi permetteva neanche ai figli che dicesse è più bravo di altri, perché aveva un rispetto profondo per questo tipo di lavoro. E, dopo, chi lo conosce sa che era anche una persona anche allegra, così, però dopo noi l'abbiamo vissuto in casa, e anche lui da bambino non era mai stato un bravo alunno, e credo che chi, forse se c'è qualcuno in sala in fondo che era in classe con lui, sapeva benissimo fare stenografia, ma poi abbiamo scoperto perché,
perché aveva ripetuto una volta la prima e una volta la seconda la ragioneria, e quindi l'avevo imparata benissimo. Ma è anche stato uno che è stato rimandato in tutte le materie per il comportamento all'avviamento, quindi era un po' particolare, come era particolare come personaggio. Ma quando però doveva studiare, quando lui aveva la sua fortuna, è vero che ha avuto l'opportunità di conoscere una grande insegnante, lui l'ha sempre riconosciuto, e anche di essere affiancato anche da gente veramente brava, ma lui aveva trovato la sua età e studiava veramente, perché ci ricordiamo le ore che passava. Mi veniva in mente, mentre stavo ascoltando queste cose qua di Rossini, un Tancredi che fu l'inaugurazione dell'Opera di Roma, e io non credo che studiasse almeno 5 ore al giorno, ma per mesi l'ha studiata. Quindi quando era ora lavorava, ma lavorava seriamente, non era una cosa, il canto non era una cosa che gli veniva, sì, gli veniva naturale perché lui cantava bene, ma ci aveva lavorato dietro, e fino all'ultimo è sempre stato così. E quello che lo zio, dopo, anche una cosa importante, mio papà, adesso abbiamo fatto sentire, poi dopo ascolteremo anche, credo perché so la scaletta, l'aria che aveva citato la signora dal Pescatore di Pelle, e che insieme alla prima che avete visto nella rappresentazione è tratta da uno spettacolo, era come un'intervista che avevano fatto alla RAI di Roma, in cui lui veniva, si presentava e parlava con un'intervistatrice com'è, e poi cantava queste due romanze, aveva cantato queste due romanze, poi c'erano altri interventi, ma era dedicata proprio a lui. E a quei tempi anche entrare in RAI, avere una trasmissione dedicata, non era proprio così facile. Ma la cosa che io ricordo, ero piccolino, ma anche per capire com'è cambiata la televisione, e le domande le avevano spedite ed anche le risposte le doveva sapere. E quindi mi ricordo benissimo che c'era la mamma che lo interrogava, gli faceva le domande e lui le parlava. Infatti noi abbiamo la trasmissione completa, lui recita anche l'intervista. E questa è una delle sue caratteristiche che a noi fa sorridere, anche un po' tenerezza, perché lui imparava proprio tutto e non sbagliava niente, proprio era preciso. Ma mi ricordo questo, e anche per ricordare che la mamma gli ha dato una grande mano, perché nel lavoro che ha fatto abbiamo contribuito un po' tutti, perché in questo tipo di mestiere non è un mestiere che uno può fare e lasciare fare al lavoro e poi a casa dimenticarsi. Aveva anche la fortuna, ecco una cosa che era carina del papà, che quando dopo staccava dal teatro, perché la signora ha detto che quando saliva in scena era veramente, ed era sì, impressionante, perché impressionava anche noi altri che andavamo a ascoltarlo, perché non riuscivi a capire poi dopo, quando avevi una persona a contatto normale, come potesse essere come si trasformava prova. Ma quando aveva la capacità, quando era a casa, era semplicissimo, aveva i suoi hobby, il suo bricolage, perché ne faceva tante, e impegnava anche parecchio, perché ne inventava di tutti i colori quando era a casa. Quindi cioè, aveva questi due aspetti, però quando faceva questo mestiere lo faceva in maniera veramente sì, convinto e preciso, ecco. Tutto qua. Che dire, da giunta a tante cose che sono già state dette, avrei potuto dirle io, perché comunque in ogni caso, prima cosa ringrazio tutti i presenti, perché
sentiamo tanto l'affetto, l'abbiamo sentito in tutto questo periodo, di tutte le persone che sono qua, quindi grazie ancora. In ogni caso noi abbiamo avuto il privilegio di poter seguire il papà, sia io che Ferrante, in tanti teatri, perché il papà non ha mai messo la carriera prima della sua famiglia. E questa è una cosa che non abbiamo riscontrato sempre incontrando artisti del suo livello. E quindi abbiamo voluto anche condividere con Adria e con i suoi amici alcune di queste pagine che noi abbiamo vissuto in prima persona e comunque l'abbiamo seguito tanto. Io mi ricordo che alle medie avevo scritto una giustificazione, vado a cantare con il papà. Per noi era effettivamente, come dice Ferrante, un mestiere di famiglia. E quindi abbiamo voluto condividere con gli amici e con la sua Adria, perché possiamo dire tutti che non l'abbiamo perso, lo abbiamo avuto. Fino in fondo, fino in fondo. Ma riesce evento. Adesso proprio guardando, perché abbiamo guardato un po' è difficile, bisognerebbe parlare di tante cose, di tanti episodi che sono successi così, ma in questo libro che dicevo che è del Colón, e dove lo citano, gli dicono tutte le opere che aveva fatto fino all'82 eccetera, e c'è proprio non viene questo cantante italiano, ma c'è scritto questo cantante veneto, e quindi un po', perché a parte che in Argentina ci sono molti venti, ma era una caratteristica che mio papà era anche contento di esserlo veneto, sinceramente. Piaceva raccontare le barzellette, e quando veniva a casa mia, che io ero bambina, avevo 9 anni, e tutti i bambini che erano lì intorno, quando arrivava lui era una festa, perché ci raccontava le barzellette anche un po' piccanti. Allora noi bambini eravamo tutti contenti di questa cosa, era birichino. Io ringrazio tutti quanti voi per questa bellissima serata. Io, prima di entrare nella mia veste di presidente del conservatorio, permettetemi di dire due parole sull'amico Renzo, perché io ho avuto la fortuna di conoscere Renzo Casellato da vicino ormai 18 anni fa, e per 18 anni sono stato suo conviviale, perché abbiamo passato tantissime serate assieme. E credo che questa forma della convivialità che è stata data a questa serata, a questo suo ricordo, lo rappresenti veramente molto bene, nella semplicità di un salotto che lo ha accolto, ricordandolo, lo ha accolto celebrandolo, e che l'ha fatto sentire un po' in mezzo a noi, perché questa sera è stato fatto questo. Da presidente del conservatorio dico che sono orgoglioso di aver potuto ospitare una serata di questo tipo, e sono ancora più orgoglioso di averlo potuto fare in questo auditorium che da qualche anno è a servizio della città di Adria, a servizio degli studenti del conservatorio, a servizio degli insegnanti del conservatorio, perché vuole essere un centro di produzione musicale dove la musica cresca, dove gli studenti possano manifestare il loro percorso e possano crescere per raggiungere i traguardi che si meritano con il loro studio, anche seguendo gli esempi di tutte quelle persone importanti come Renzo,
che da qua sono partiti e che hanno costruito una carriera importante. Quindi su questo e su questa strada il Conservatorio di Arica sarà sempre presente e sarà sempre in prima fila. Grazie. Bene, lui era molto legato ad Adria Renzo, quando veniva a trovarlo si passeggiava qua per la città e oppure andavamo a fare delle visite, trattorie, giri per... E lui ad ogni angolo ricordava accadimenti straordinari, personaggi celebri e non una novizia di particolari. Io gli avevo consigliato di scrivere, di registrare queste cose, lui non l'ha fatto, è un peccato perché vi assicuro che ci sono delle cose che magari voi non conoscete, io conosco perché me le ha dette lui. Poi esilaranti, mutamenti di strade, di robe, tempi di guerra, fucilazioni, sapeva tutto, ogni posto diceva una cosa. Era affezionato ad Adria e al suo paesaggio, anche quello notturno, e per questo, in omaggio a Renzo, abbiamo pensato di farvi ascoltare un'aria di Bizet, tratta dai Pescatori di Perle. Bizet, appunto, è nato 100 anni prima di me, nel 1838, ed è morto nel 75, ha vinto il premio di Roma, è stato 3 anni a Roma e ha scritto I Pescatori di Perle pensando a paesaggi straordinari, prima l'ha ambientata in Marocco e dopo l'ha ambientata in India. Noi la ambientiamo nel Polesine in una notte stellata, qua lungo il Po, campagna aperta, e la ascoltiamo, vi parlo di dire ancora. Would you
quello che abbiamo detto all'inizio, ars suaviter et eleganter cantandi dei polifonisti del Cinquecento, questo suaviter, ma ci sta tutto, insomma. Rossini aveva debuttato a San Moisè di Venezia con la cambiale di matrimonio e Donizetti lo fece al Teatro di San Luca nel 1818 con l'Enrico di Borgogna. Per Donizetti la musica altro non è se non una declamazione accentata, un linguaggio declamato. Come Bellini, anche Donizetti passa dal melodramma rossiniano a quello romantico con gradualità. Interessante è l'attenzione che Donizetti rivolge al baritono, lo sgancia dalla condizione di sottospecie del basso e lo configura quasi come un baritono verdiano. Donizetti contribuisce a togliere il contralto en travesti le parti dell'amoroso per affidarle al tenore lirico. Casellato passa alla storia per la furtiva lacrima dell'elegia d'amore di Donizetti. Donizetti ha avuto una discussione lunghissima con il librettista che era Felice Romani, perché voleva mettere questa aria, che era un'aria da camera che Donizetti aveva nel cassetto, voleva impiegarla, voleva metterla nell'elegia d'amore. Felice Romani diceva: questa è un'aria troppo lacrimevole, è bene non metterla. Discussione, poi la vinse Donizetti e la furtiva lacrima è diventata una delle romanze più prestigiose del teatro d'opera. Ecco, quindi voglio dire, con questo ricordiamo Renzo come un cantante che ha difeso il bel canto all'italiana, che ha cantato come un grande professionista, facendo parte di una famiglia di professionisti, come un insegnante professionale. Questo lo dico perché ci tengo molto, perché vediamo un'improvvisazione a volte imbarazzante, non solo nei cantanti, ma nella regia, nei direttori d'orchestra, eccetera. Sarebbe bene ritornare alle origini, a un impegno e al rispetto di quello che si impara, insomma, su quello che scrivono questi autori, che vanno cantati così come loro vogliono. Bene, mi pare di aver detto tutto, ascoltiamo una furtiva lacrima e vi salutiamo con grande affetto. Quelle festose gioie
sentir i miei sospir confondere per poco a suoi sospir. I palpiti sentir